Terzo giorno Nameless 2018. Scusa, c'è un'intervista dietro? Ci vediamo tra pochissimo. Dopo faccio le flessioni e tolgo la maglietta. Buonasera a tutti, questo è il Nameless 2018. Oggi terzo giorno, 3 giugno, giorno importante perché finalmente c'è un esponente che, diciamo, chiude tutti i cerchi. Si chiama Fra dei Crookers. E chiude i cerchi. No, è una meraviglia, in realtà è una meraviglia. C'è una produzione fatta gigantesca, tutto bellissimo, tutto perfetto. Il mangiare è una bomba, pieno di figa, non si sa più da che parte girare. Ci sono solo donne in numero illimitato, no? Drink illimitati. Sì. Mangiare illimitato. Nameless, insomma, è il paese dei balocchi. Guarda che è giusto, è vero. Da fuori campo. No, ma è vero. Grazie. Ho sentito figa e sono entrato. Bravo. Non so perché. Pieno di figa. Andrea Belli sta insieme a Max Bondino vivendo poi tutta la parte di elettronica. Pensa che io dovevo venire nel main stage a rovinargli la vita a tutti quei DJ. E poi invece ho deciso di venire a quello rap per rovinarmi la vita a me. Cosa ci porti sul palco? Ok, allora guardami un attimo. Sono 3 giorni che ci ragiono. Ho detto, cosa faccio? Vengo al Nameless in mezzo a grandi esponenti del rap italiano, come Gue Pequeno, Sick Luke, io sono in mezzo lì, no? Che cosa faccio? Cioè, faccio il rap? No. Ho pensato di fare la Gabber, che tanto non se l'aspetta la gente, comunque una roba del genere, magari ci rappo sopra delle strofe di Sangue Misto. Ah, veramente? Lo fai così veramente? Provo. Dai, che bomba. Ma che va, mi tirano dietro delle robe. Max, perché non ti fai la barba come me? Io sto cercando di fargli tagliare la barba. Vieni, vieni, vieni. È un momento di... Sto cercando di fargli tagliare la barba. Come va? Andrea Belli è fuori controllo da ieri pomeriggio. Voglio tutti rasati al 100%. No. Beh, io qua l'ho fatto. Lui ci sta là, c'ha già lavorato. Vorrei proporre più moco pelato in radio. Più moco per tutti? Sì, ti copri troppo. L'ultimo devi essere orgoglioso. Sì. L'ultimo periodo, in effetti, sto lanciando la pelata d'estate. La pelata d'estate. Viva la pelata. Sì. Bene, ragazzi, io vi voglio bene. Lo qui vi voglio veramente bene. Questa cosa che c'ho in tasca, frate, è illegale. È illegale. È illegale. Il culo di sta tipa, frate, è illegale. È illegale. È illegale. G-Beat. Ehi là, questa è plastica. Questa è plastica, infatti sto morendo. Questa tubo, è plastica. È un tubo di plastica. Ma scusa, tu sei andato sul palco così? Sono andato sul palco così per sgusciare meglio quando mi sono lanciato. Ci siamo un po' lanciati di testa e mezzo. Ah, ma l'hai fatto veramente? Sì, sì, l'abbiamo fatto. Cioè, ho degli stivali fin qua, mi sono tolto. Infatti c'ho i calzini, guarda, non so se si vede, sono tutti sporchi. Però. Grande. Però questa è la cosa bella del Nemne, c'era la gente presa benissimo. Madonna, è stata una figata. E quando la gente è presa bene e dall'altra parte c'è anche il cantante preso bene, e basta. Bomba, una bomba. Figa. Infatti bello, io devo vedere i video perché ho visto che c'era un sacco di energia. Cavoli. Madonna. Il tatuaggio che hai sulla pancia. Sulla pancia. Sulla pancia che non esiste però. Come mai cioè la risata in sé. È la risata in sé, fatti una risata che è gratis. Cioè godetevi la vita. Sì, esatto, non sono uno stupido che non ci arriva. Prendi la vita con ironia e la vita ha le sue cose difficili e quindi se riesci a prenderle nella giusta maniera, li affronti e riesci a superarle. Se vuoi c'è mia madre che dice ad ogni problema c'è una soluzione, esatto. Quindi non preoccuparti che prima o poi si risolve tutto. Esatto. Bella, mi piace il tuo messaggio, continua a godertela. Grazie. E basta, goditi il Nameless. Ehi, va bene. Bella. Yeah, G-Beat. Sick Luke, Sick Luke. Ehi, ehi, wow, wow. Bitch, sta invidiando il mio polso. Ehi, ehi, wow, wow. Allora, sono contento che mi hai portato colei che ti segue sul palco, che però ti segue anche nella vita. Sempre, sempre, in qualsiasi momento della mia vita. Studio, casa, qualsiasi cosa. Da una parte bella, figo, da una parte a volte sbrocchi, però poi ti impari, cioè capisci. Noi giriamo sempre insieme, a dire la verità. Siamo sempre io, mio padre e Marino. Veramente? Questo è il team. Ma veramente ce l'ho anche tuo papà? Tipo i Jackson 5. Ma anche stasera c'è. Sì. Siamo già. Ecco. Questo vince il tatuaggio del Nameless. Il tatuaggio del Nameless. Oggi ho parlato a dei ragazzini dandogli io dei consigli, no? Sì. Ed ero col sorrisone proprio perché riuscivo a passargli qualcosa e vedevo che loro mi ascoltavano. Tu con questa tutta questa nuova wave dove ci sei entrato di netto come King, penso appunto del rap italiano, sei riuscito poi a passare anche dei consigli che avevi il sorriso sulle labbra quando le dicevi?
Ah, no, perché comunque da una parte non mi sento di dispensare grandi consigli, dall'altra è una generazione molto sicura di sé, sicurissima di sé, che ha già del talento forte, sa già come muoversi e ha le idee molto chiare. È proprio uno scambio culturale, è una nuova linfa, è un circolo virtuoso, diciamo, di musica che continua. Una delle cose invece che noto di te che mi gasa un sacco è l'idea che Gheppe Kenyo lavora sempre. Si vede con le ultime uscite, sì, una al mese, anche di featuring, sì, interessantissimi anche nella sfera pop. Sì. Cosa vuol dire per te lavorare? Sono un vero staccanovista, sono un vero lavoratore. Per me lavorare è fondamentale, ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace, e la musica è la mia vita, quindi non vedo, come dire, uno stop necessario. Quindi ognuno, per me è una passione, quindi finché sono appassionato, nel bene, nel male, la buona e la cattiva sorte, continua a spingere. Ognuno continuerà a fare quello, certo, che gli pare. Devo comprare il libro? Sì. Ok, perché compro e cosa trovo all'interno del libro? Penso che per chi è interessato alla cultura urbana italiana darà sicuramente degli spunti, e è un libro assolutamente sincero al 100% che racconta il mio punto di vista sulla musica, sull'industria, la mia esperienza, quindi non è un'autobiografia, anche se contiene dei momenti certamente. E volevo farlo perché diciamo che in Italia nessuno ti dà le medaglie, no? Volevo far capire un po' a chi non lo sapesse un po' tutto il percorso che ho fatto, che è stato lungo, e l'influenza che ho tuttora in questo genere in Italia. Lo prendo. Grazie. Bella. Beh, ciao, grazie. Personalmente ho avuto la possibilità di conoscere tanti artisti e tantissima bella gente. Di tutti gli addetti ai lavori mi porto dietro la dedizione al lavoro, alla buona riuscita dello show. E dei migliaia di ragazzi che si sono vissuti il Nameless con noi, mi porto sicuramente dietro la presa bene, la voglia di dedicare 3 giorni della loro vita alla musica e al divertimento. Quindi, bella lì per il Nameless e bella lì soprattutto per Radio 105, che spinge questi festival del bel paese che sono una figata pazzesca. Applauso. Attenzione, previsamente se ne va.